Buonasera e ben ritrovati da Roberto Balestracci con una nuova edizione di Inter News Calciomercato. L'Inter sogna il doppio colpo Nandez-Bellerin. I nerazzurri stanno monitorando i due giocatori ormai da tanti giorni con la volontà di prenderli in prestito con diritto di riscatto. Arsenal e Cagliari al momento non hanno ancora aperto a questa formula, ma Beppe Marotta vorrebbe regalare entrambi i giocatori a Simone Inzaghi, vista anche la possibilità di Nandez di giocare da interno di centrocampo. L'Inter intanto non ha ancora risolto la questione relativa a Rajan Nainggolan. Il centrocampista chiede una buona uscita di 2 milioni di euro, con l'Inter invece che ne sta proponendo 1,2. Il centrocampista, una volta liberato dall'Inter, firmerebbe con il Cagliari, con lo stesso presidente della società sarda Giulini, che ha affermato come il centrocampista belga incarni perfettamente lo spirito della squadra sarda. Al momento però la distanza tra le parti è ancora tanta, con l'Inter che cercherà di risolvere la questione Nainggolan per arrivare anche a Nandez. Andrea Pinamonti potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di mercato. L'attaccante classe 99 non sta convincendo nel precampionato in vista della prossima stagione, con Simone Inzaghi che potrebbe anche lasciarlo partire in direzione Cagliari o Empoli, due squadre interessate a prendere l'attaccante dell'Inter. Con uno slot libero lasciato potrebbe l'Inter andare sul mercato cercando di rinforzare questo reparto, affiancando una punta di esperienza a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il nome nuovo è quello di Caicedo della Lazio, che Simone Inzaghi ha già allenato e utilizzato parecchio, qua nella sua esperienza biancoceleste, inserendolo anche a gare in corso e risolvendo varie partite. Intanto la squadra allenata da Simone Inzaghi continua la sua preparazione da Piano Gentile. Quest'oggi si è tenuta una sessione di allenamento mattutina con Inzaghi, che ha ritrovato un gruppo più completo rispetto ai giorni scorsi. Il tecnico attende il ritorno di Romelu Lukaku e Matias Vecino dagli impegni con le nazionali, con poi Lautaro Martinez e Perisic che si uniranno nella prossima settimana al gruppo squadra. Questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento con l'edizione di domani di Internews Calciomercato. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.